Con noi Alessandro Millaci, titolare del pub pizzeria Il Covo del Pirata qui in centro storico. Che disagi sta avendo la sua attività commerciale? I disagi sono con questa strada che hanno chiuso, con questi 50 metri, la gente non scende più. Poi la piazza è diventata un ghetto di extracomunitari, di risse, non c'è sicurezza, ci hanno fatto togliere i tavoli perché è indecoroso. Non capisco che fastidio gli stanno dando i tavoli, ma il centro storico Caltanissetta è l'unica zona dove noi non possiamo avere i tavoli fuori, e in tutte le altre zone dove ci sono locali, chioschi, ci hanno tavoli, solo noi siamo quelli che danno disturbo. Il centro storico, che mai con questa strada chiusa, ne aprono una e ne chiudono tre. Cioè, il problema quindi è questo tratto di Piazza Garibaldi chiuso al traffico? Non solo questo, io ancora devo capire questi signori che scrivono, che stanno dietro le scrivanie, cosa fanno? Cioè, ma loro vivono la città, ci vivono al centro storico, scendono al centro storico, la sera dopo le 8 non gira un'anima, ci sono solo extracomunitari con paura, le persone hanno paura di scendere. Quindi non viene nessuno nel suo locale? Ma io già da tre mesi che io sono costretto a chiudere, io c'ho, devo pagare affitti, devo pagare i dipendenti, devo pagare la luce, che non so come andare a pagare tutte queste cose. La mia attività è Curtiglio, da lunedì scorso ho dovuto togliere tavoli e sedie perché non è più possibile tenerli fuori. Ora io mi chiedo la motivazione del perché solo in Corso Umberto, nel resto della città, no, in Corso Umberto, Piazza Garibaldi, tutte queste attività, compresa la mia, hanno dovuto togliere tavoli e sedie, le altre attività no. Quindi mi chiedo, è una regola di quartiere o una regola che vale per tutti? Perché se dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare tutti. Quindi le spese ci sono, io ho un'attività nuova per cui sono ancora in fase di rodaggio e vorrei capire come funziona. Già qualcuno ha demorso, già qualcuno ha chiuso. Io vorrei tanto non chiudere perché, come era stato paventato all'inizio, scelta per cui ho deciso di aprire in piazza, doveva essere il salotto della città, dovevano esserci attività, doveva esserci il motivo per scendere. Io sinceramente questo motivo per scendere in piazza non lo vedo. Le spese ci sono, i dipendenti vanno pagati, le forniture vanno fatte, ma di contro ci deve essere anche un guadagno equo. Io al momento non ho questo guadagno, quindi ho serie intenzioni di trasferirmi altrove. La sua attività di cosa si occupa? La mia attività è una caffetteria, lounge bar, panineria, insalateria, frutta. E anche lei lamenta il fatto che qui la sera ci sono solo extracomunitari? Ma la sera non c'è nessuno, più che altro, cioè non gira un'anima. Arrivata alle 8:30 la gente non viene più perché c'è un problema di parcheggio, c'è un problema di viabilità, il corso è chiuso, quindi le macchine non possono passare. Il Nisseno è abituato a passare davanti ai locali, vedere se c'è gente, dopodiché decidere di parcheggiare e scendere. In questo caso non è possibile fare nulla di tutto ciò, quindi c'è un problema alla radice, alla base, che va risolto e affrontato seriamente.